A noi ci interessa il risultato. Il risultato è la non balneabilità e noi dobbiamo combattere la non balneabilità con delle analisi sistematiche e precise da poter contrapporre alle vecchie. Il divieto di balneazione sulla spiaggia che costeggia il lungomare di Sapri sta già creando danni al comparto turistico. Iniziano ad arrivare le prime disdette. A sottolinearlo questa mattina nella nostra rassegna stampa è stato Nicodemo Giudice, titolare dell'Hotel Tirreno, posizionato proprio di fronte al lungomare saprese. Appena l'ARPAC ha segnalato su Twitter la non balneabilità del nostro mare, ha detto, hanno telefonato per disdire una prenotazione da 6.000 euro. Dopo la testimonianza dell'albergatore, che ha sollecitato interventi utili per una risoluzione immediata del problema, il consigliere regionale Franco Picarone si è impegnato a discutere la questione con l'ARPAC. Negli anni precedenti, ripeto, dal sindaco ho avuto sempre delle sollecitazioni in questo senso. Quest'anno non l'ho sentito, però magari si sarà attivato direttamente. Io parlerò con i responsabili ARPAC per chiedere un po' qual è la situazione e vedremo se si possono effettuare dei nuovi prelievi per fare delle verifiche ulteriori che possano rimuovere il problema. Se c'è un problema di verifica attenta da fare, più puntuale, insomma, come è stato fatto negli anni precedenti, non per occultare situazioni, ma per meglio definirle. Picarone ha anche annunciato novità per gli stabilimenti balneari. La regione potrebbe licenziare a breve la proposta per una proroga per le aperture. Mi dà l'occasione per dire che nel collegato che sto approvando, che stiamo portando in approvazione e che sarà approvato entro metà maggio, ho presentato proprio di mia firma un emendamento che prevede di prorogare la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari, permette di poter utilizzare queste strutture oltre i mesi canonici estivi, dando ai comuni la possibilità di autorizzare le attività. Questo mi Nel sembra corso della lunga importante intervista, Picarone ha ricordato tutte le azioni avviate dalla regione per la prossima stagione estiva. Nicodemo Giudice ha posto in evidenza le difficoltà dell'industria turistica locale ed ha sollecitato la politica a tutti i livelli affinché il Cilento non resti fuori dal nuovo progetto di RFI per l'alta velocità. Questo territorio è stato, come non voglio ripetere, mi mortificato già tanti anni fa quando con l'autostrada che passa sulla parte interna è stata tagliata fuori dai grossi traffici. Ci rimaneva parzialmente la ferrovia. Se poi ora l'alta velocità ci passa a 50 km alle spalle, questo sarebbe un altro danno. La replica della rassegna stampa andrà in onda dopo il telegiornale, appena dopo 105 con gusto.